Andate indietro, non avete fatto la scelta giusta, non siete tra persone che vi vogliono bene. Ciao Ale, come stai? Non pensare alle conseguenze di un tuo possibile ritorno o del giudizio delle altre persone. E non c'è bisogno di farsi nessun problema e nessuna preoccupazione. Non c'è nessun problema che non si può risolvere. Hai dimostrato di superare ben altro insieme con la tua famiglia. Ti vogliamo un mondo di bene e ti aspettiamo tutti. Ecco, venerdì avevamo lanciato un appello a segnalare eventuali avvistamenti di Stefano Alessandro a questo numero che è un numero di Donato Buonaiuto, un numero di una comunità importante, Antisette, e sono arrivati degli avvistamenti. Certo, sono tutte segnalazioni anonime, ma ci siamo occupati di lasciarle e consegnarle alla famiglia, e per cui gliele faremo avere fra poco. Intanto la mamma di Alessandro. Ciao Roberta. Buongiorno, ciao. Buongiorno Roberta. Senti, ma è vero, ti faccio una domanda, che ad un certo punto anche Raul Casadei aveva avvistato uno dei vostri figli, o Alessandro Stefano? Perché? Sì, avrebbe avvistato Alessandro il 5 di gennaio in spiaggia a Valverde. Poi se fosse Alessandro, la certezza non ce l'abbiamo. Comunque c'era questo ragazzo in spiaggia con una tenda, uno sgabellino e il suo libro da leggere. Raul Casadei era con un amico e hanno chiesto come si chiamava e lui risponde che non era importante. Dice di essere un ragazzo emiliano alla ricerca di se stesso. Poi è passata una ragazza, hanno fermato anche questa ragazza e i due si sarebbero fermati a parlare a lungo insieme. Quindi dopo questa segnalazione noi abbiamo fatto un appello a chi l'ha visto, chiedendo se c'era qualche ragazzo che si riconosceva in questa situazione. Però purtroppo non abbiamo avuto un riscontro. Intanto vediamo. Né in un senso né in un altro. Vediamo proprio, preso da chi l'ha visto, questo racconto di questo avvistamento di Raul Casadei verso tuo figlio Alessandro. Guardate. 5 gennaio a Valverde di Cesenatico, il signor Raul Casadei avrebbe visto un ragazzo che somigliava molto ad Alessandro. Il ragazzo era in spiaggia e aveva una tendina piccola, aveva un giubbotto scuro con il cappuccio e aveva una di quelle sdraiette, diciamo, ripieghevoli, no? E il ragazzo stava praticamente guardando il mare. E allora il signor Raul gli sarebbe avvicinato e gli avrebbe chiesto ma come ti chiami? E lui, il ragazzo, gli avrebbe risposto come mi chiamo non importa, perché sono alla ricerca di me stesso. E allora il signor Raul gli avrebbe anche chiesto ma da dove vieni? E gli ha detto, sono emiliano. Allora, potrebbe essere, dice Antonio, salve, buongiorno, avvocato Irma Conti, potrebbe essere, diciamo, nella psicologia, no, di un ragazzo che scappa di casa e che racconta, no, sono in cerca di me stesso. Sì, sicuramente una condizione di un certo tipo di sofferenza, un certo tipo di disorientamento, un certo tipo di ricerca non solo della propria identità, ma anche di un senso della propria esistenza e la ricerca di un progetto, un percorso. Quella risposta così tranchant, non importa come mi chiamo,
ma importa che tu sappia che io sto cercando me stesso, sta a rappresentare una persona che ha un momento di grande difficoltà, di grande disorientamento, una persona che cerca un progetto, che cerca il percorso e che ha smarrito la via. Quindi è qualche cosa che ha, dal punto di vista psicologico, una grande importanza. Allora, Barbara Iannucelli, legale della famiglia Venturelli, della mamma appunto che è collegata con noi. Avvocato, salve. Salve, buongiorno. Lei lo sa che abbiamo ricevuto delle segnalazioni anonime, e poi vi consegneremo tutto, chiaramente. Grazie. Di avvistamenti in due zone diverse, comunque sempre a nord, diciamo. Sì, io volevo soltanto sottolineare che fino a quando non muta il contesto giuridico in cui ci stiamo muovendo, perché la scomparsa di Alessandro è ancora considerata come un allontanamento volontario, per cui un fatto non costituente reato, abbiamo davvero tutte le mani legate. Perché anche qualora individuassimo il posto dove Alessandro è, nessuno può entrare, a meno che non commetta un reato di violenza privata, entrare con la forza, disporre intercettazioni ambientali, telefoniche, chiedere notizie di Alessandro, perché tutti si trincererebbero dietro la privacy, no? E anche qualora individuassimo un Alessandro stesso dentro questa struttura e lui ci dicesse che volontariamente ha scelto di stare là, nessuno potrebbe disporre su Alessandro anche degli accertamenti medico-legali finalizzati ad escludere l'assunzione di sostanze psicotrope e in grado di annullare la sua volontà. Per cui io sono qua ancora una volta a cercare, e stiamo lavorando per questo, di mutare questo contesto giuridico, perché un allontanato volontariamente è un attimo che diventi un sequestrato, un malmenato, un rapinato, perché Alessandro non era minimamente attrezzato per una vita di strada, e una volta varcata la soglia di casa sua, che cosa è accaduto quando si è buttato in questo mare di squali che spesso la strada riporta, insomma? Ecco, perché voi pensate, credete che sia finito in una psicosetta, questo è il vostro pensiero, non credete che si sia allontanato volontariamente, come da indagini che sono in corso ancora, ma ritenete che lui sia stato raggirato, comunque seguito, no? in maniera diversa da quello che è un percorso normale, no? Verso un ragazzo, sì, di quell'età. Noi sappiamo soltanto, abbiamo dei dati certissimi, Alessandro ha 20 anni, non ha soldi, non è assolutamente abituato a quella che può essere una vita autonoma, per esempio a differenza di Stefano, che Stefano ha vissuto per un mese intero da solo in Svizzera e poi è anche più grande, quindi la mancanza di soldi, di organizzazione e soprattutto lo stato psichico di Alessandro, che avrebbe detto alla sua mamma prima di scomparire: io mi sento manipolato, e quindi una proiezione di una situazione psichica non sicuramente equilibrata. Tutti questi elementi portano a evidenziare una situazione di pericolo reale. Perché, ripeto, in tutti gli anni che con l'associazione Penelope mi sono occupata di casi di scomparsa, iniziano spesso come allontanamenti volontari e poi però si capisce che lo stato di pericolo crea situazioni di fatti costituenti reato. Però se non si ha la partenza giusta, nessun poliziotto, nessun carabiniere potrà mai entrare in un luogo privato, non potrà mai disporre interrogatori, perquisizioni e sequestri, anche soltanto in grado di verificare realmente com'è la situazione. Signora Roberta, cosa le diceva, sì, esattamente suo figlio Alessandro? Perché ad un certo punto lei mi ha raccontato che lui parlava di manipolazione, di qualcuno che lo stava raggirando. Sì, le sue parole esatte sono queste. Mamma, io mi sento manipolato. Mamma, io ho paura. Tra l'altro sono tutte dichiarazioni che io ho riportato. La denuncia è avvenuta il 5 di dicembre
Il 7 di dicembre mia sorella e mio marito sono andati in commissariato e hanno fatto questa integrazione con queste dichiarazioni. Alessandro era veramente in un periodo di disagio che l'ha manifestato chiaramente, perché le parole mamma io mi sento manipolato non lasciano spazio a chissà quale immaginazione. Ma dopo quanto lui si sente manipolato? Dopo quanto è sparito, dopo queste parole, dopo quanto tempo si è allontanato, cioè quanto è passato da questo racconto alla scomparsa di Alessandro? Ma Alessandro aveva cominciato a fare queste affermazioni una decina giorni prima di sparire. Ma perché non si può, con questa denuncia, avvocato, non si riesce a... Da chi? Manipolato da chi? Bisognerebbe acquisire quegli elementi che diceva prima giustamente la collega, servono per trasformare un allontanamento volontario in un reato, in un sequestro, in una qualsiasi altra condizione per poter far partire un'indagine. Quindi manipolato da chi? Cioè, ma adesso no, anche lei non gliel'aveva chiesto, Roberta? Cioè quando suo figlio le ha detto io mi sento manipolato... Non ha provato a chiedere, non so, da un tuo amico, da una persona che conosci, da, non so, no, a qualche sconosciuto, su internet, no, cioè non ha chiesto? Io ho parlato direttamente con Alessandro e siccome era chiaro questo disagio, il giovedì, prima che poi Ale sparisse, aveva accettato di fare un colloquio con un mental coach che l'aveva seguito durante un altro periodo difficile di Alessandro, che è stato dopo il suo incidente in moto. Però sì, oltre a queste dichiarazioni, Ale non ha detto di più neanche in quella situazione, e di questo ne sono sicura perché c'ero anch'io con Alessandro. Ma che cosa? Scusa, Gian Antonio, mi aiuti a capire? Dunque, quello che ci dice la signora, ci dice che Alessandro ha avuto non solo nei giorni vicini alla sua scomparsa una esplicitazione di un disagio personale, ma che questo disagio, questa difficoltà, questa forma di sofferenza c'è stata anche in precedenza a seguito di un incidente. Allora, il problema è capire quali fossero le conseguenze sulla mente di Alessandro dell'incidente di motocicletta automobilistico e poi quale tipo di risposta Alessandro si aspettava da questo mental coach. Noi sappiamo che i coach sono una sorta di istruttori di palestra che possono assumere le funzioni di una sorta di psicologo o di consigliere di tipo relazionale. La cosa importantissima è capire se le conseguenze dell'incidente avevano trasformato la mente di Alessandro in qualcosa che aveva bisogno di una diagnosi specialistica e forse anche di una terapia. Perché certe cose nella mente, soprattutto di un giovane, si vanno costruendo e si vanno aggravando nel corso dei mesi e nel corso delle settimane. Quindi è importantissimo che si fosse approfondita questa condizione di disagio di Alessandro. Roberta vuole rispondere, o l'avvocato? Roberta? Sì, sicuro. Prima Roberta e poi l'avvocato. Prego. Dimmi, Roberta. Allora, l'incidente di Alessandro risale all'aprile del 2016. Sì. Dopo questo incidente Alessandro ha seguito un anno di riabilitazione a cui sono poi seguiti tutti i controlli del caso, neurologici, tutto quello che andava fatto senza lasciare nulla. Tant'è che Alessandro, mi sono proprio sentita dire dai medici, in questo momento Alessandro deve dimenticarsi dell'ospedale. Si era ripreso benissimo,
finito la scuola, preso la patente, faceva una vita normale. E la situazione che si è verificata prima di sparire, parliamo di 10 giorni, una settimana, 10 giorni. Ma perché si era rivolto a un mental coach, signora? Qual era, cosa aveva... Allora, intanto, questo mental coach è anche laureato in psicologia. Ed era una figura che Alessandro conosceva, perché l'aveva seguita, ci avevano consigliato di fare questo percorso durante la riabilitazione, per non lasciare nulla di... al caso, insomma, per cui vi eravate rivolti a questa persona per aiutarlo. Praticava però, perché un conto è laurearsi in psicologia, un conto poi è praticare la professione, avvocato. No, ma indubbiamente la mente di Alessandro... Sì. Prego, prego, avvocato, vada. No, dico, sicuramente siamo tutte mamme, per cui di fronte a una situazione rispetto alla quale una mamma individua un proprio limite, no, di intervento, perché certo, magari veramente non si è assolutamente in grado di capire cosa sta accadendo, è ovvio che il primo pensiero va alle persone che magari in un passato prossimo hanno in qualche modo interagito con Alessandro. Da mamma posso segnalare che, per esempio, anche rispetto ai problemi con gli adolescenti, anche a scuola vengono organizzati comunque seminari o comunque intervengono queste figure che sono di supporto ai genitori, perché noi siamo grandi, spesso ci dimentichiamo, no, che cosa abbiamo passato nell'adolescenza, e quindi ci aiutano. Per quello la mamma, è per quello che Roberta si è rivolto alla prima persona che gli è venuta in mente, che in qualche certo, modo che la potesse aiutare. Aiutarlo. Io però volevo segnalare, così come poi Roberta mi confermerà, che Alessandro era praticamente da solo in casa da lunedì al venerdì. Se avesse voluto dare libero sfogo con la propria fuga a un disagio interiore, no? Siamo pieni di notizie relativamente ad adolescenti che vanno via di casa, poi fortunatamente vengono ritrovati, però vanno via approfittando di situazioni adatte, dove nessuno può realmente fisicamente frapporsi tra loro e l'uscita. Invece in questo caso, pur Alessandro potendo andare via dal lunedì al venerdì, rimanendo da solo a casa sempre, per cui in quei giorni la fuga sarebbe stata tranquillamente scoperta dai suoi genitori la sera, visto che i suoi genitori lavorano dalla mattina alla sera, perché ha scelto proprio un giorno in cui era il sabato, in cui era presente il padre, che come abbiamo visto anche dal filmato, in modo rocambolesco ha cercato di acchiapparlo e quindi di evitare che fisicamente si allontanasse? Questo è un grande interrogativo che io metto in linea con tutti gli altri elementi, perché noi avvocati, noi che svolgiamo anche attività investigativa, traiamo proprio da questi elementi lo spunto per poter capire che cosa frullasse nella mente della persona in quel momento. Quella è una cosiddetta fuga dichiarativa. Cioè io non è che approfitto, tra virgolette, delle tenebre per andar via o della situazione migliore che possa agevolare la mia volontà di fuggire. La fuga e te lo dico, insomma, ti annuncio come ne sto andando alla mia maniera, perché il filmato è quello che stava andando in onda adesso, lo state vedendo, per chi non l'avesse mai visto. Ora ecco, il ragazzo esce con lo zaino, il papà gli dice dove stai andando e poi cerca di farlo salire in macchina e di no, non andare via da nessuna parte, andiamo a farci un giro in macchina. Il problema è che nel frattempo in cui il papà ritorna dentro il cancello per rimettere il cane che era scappato dentro il giardino, vedete, proprio in quel momento Alessandro se ne va. Adesso è ripartito il video, per cui... Allora, gli amici di Alessandro sono molto preoccupati, hanno voluto lanciare questo appello. Speriamo che Alessandro possa sentire le voci di questi due ragazzi che gli vogliono molto molto bene, che sono molto preoccupati per lui. Sentite. Ciao Ale, come stai? Facciamo questo video nella speranza che qualcuno ci possa aiutare a ritrovarti. Non c'è nessun problema che non si può risolvere. Hai dimostrato di superare ben altri insieme con la tua famiglia. Ti vogliamo un mondo di bene e ti aspettiamo tutti. Non pensare alle conseguenze di un tuo possibile ritorno o del giudizio delle altre persone.
tutta la tua città, come tutti quelli che ti vogliono bene in questo momento ti stanno aspettando e non c'è bisogno di farsi nessun problema, nessuna preoccupazione. Ecco, signora Roberta, gli amici dicono non ti far Sì. problemi, torna a casa, no? Il suo appello di oggi qual è? È lo stesso, cioè non farti problemi, non pensare di essere giudicato, non c'è nulla che non si può risolvere, Alessandro, e soprattutto non pensare alle conseguenze di questo tuo gesto, pensa a tornare a casa che poi tutto si mette a posto e soprattutto, Alessandro, mandaci il più presto possibile un messaggio per farci sapere che stai bene. Grazie signora, io l'abbraccio forte, noi continueremo in questa settimana, lei lo sa, ad esservi accanto, a esservi vicino, a mandare appelli e adesso consegneremo all'avvocato tutte le segnalazioni che noi abbiamo avuto in maniera tale che poi le potrete presentare ai carabinieri e sperando che si inizi ad indagare anche in un altro senso, ecco, non per allontanamento volontario, ma per ben altro. Grazie. Roberta? Un Grazie a bacione voi. grande a te, a Sì, domani. Grazie anche a grazie. Barbara Iannucelli, legale Grazie. della famiglia Venturelli. Grazie Adesso vi a voglio voi. raccontare la